che si spiace un sacco perché appunto secondo me quello è il boss che sembra più vero, perché tu quando lo sconfiggi tutti gli altri bene o male si incazzano, però alla fine dicono oh, brutto bambino cattivo, come ti permetti di metterti in mezzo, ma alla fine non fanno un cazzo. Getsy, sporca troia, ha un ictus, comincia a impazzire, non capisce più un cazzo, davvero perde il senno della ragione dalla rabbia che ha dopo che anni e anni di pianificazione messa in atto di quello che aveva in testa. Viene letteralmente spazzato via, non una volta ma due, da dei bambini. Porca troia, no davvero, cioè... Infatti mi fa straincazzare come ogni volta quando sconfiggi un boss malvagio non fa un cazzo, cioè si incazza però non dice niente. Che ti cerca di ammazzarti, davvero impazzisce, figa. Anche tipo nel Rainbow Rocket, dopo che lo sconfiggi, cioè ti ricatta, è stra un manipolatore lui, prende Lilly e cerca di, cioè pur di vincere la ammazzerebbe, cazzo. A me piace un sacco per quello, perché è proprio, è un cattivo vero, non accetta di perdere ed è pieno di rabbia, soprattutto persino i suoi Pokémon lo odiano, infatti l'Hydreigon che ha frustrazione come mossa, cazzo. Mi piace davvero, mi piace tantissimo, perché, boh, forse sarà perché magari gli hanno fatto due giochi su di lui, quindi bene o male l'hanno costruito bene come personaggio, sono riuscita ad approfondirlo un po' di più. Però davvero, secondo me è scritto da Dio, secondo me lui è il boss per eccellenza. Poi vabbè, prendi, cazzo, infatti, prendi, allora, Giovanni, lo sconfiggi, scioglie il gruppo, poi magari ritorna, ma bene o male fa sempre le sue cazzate, quando lo sconfiggi basta, se ne va. Poi c'è Archie e Maxi, si rendono conto di aver fatto una cazzata, alla fine ti chiedono persino di aiutarli. Poi c'è Cyrus che, poveretto, cazzo, è messo malissimo, non penso di freghi un cazzo del mondo. Poi c'è Lisandre, che vabbè, si incazza, però alla fine muore, quindi fa niente. Poi c'è Lusamine, appunto, che in Sole e Luna era impazzita per colpa dei Nihilego, mentre in Ultra Sole e Ultra Luna è impazzito dopo che gli hanno portato via il marito. Però c'è, capisci, non sono personaggi che hanno bene o male intenti troppo malvagi, loro pensano di avere ragione e vanno avanti per i loro piani. No cazzo, no cazzo, lui sa che sta facendo una, sa che sta facendo la cosa più stronza di sto mondo, sta manipolando tutti, il suo figlio adottivo, i suoi figli adottivi, qualsiasi persona per andare avanti con il suo piano. Anche Cyrus però, diciamo, era un brainwasher, che infatti tanti di quelli che lo seguono è perché lui è molto bravo a parlare. Però cazzo, non è che, cioè, è diverso, è diverso.